Ok, adesso dovrebbe essere. Sì, c'è una sorta di bug. Vediamo, vediamo. Cari ragazzi, l'unica è fare e scoprire. Fare o non fare, non c'è provare, come era Yoda che diceva. Tra l'altro questo merlo verde Yoda, no, in realtà non è proprio un verde Yoda, ma vabbè. Allora, tentiamo l'impossibile. Teoricamente potrei entrare anche da qua. Vitellini, per cortesia, spostatemi. Vediamo se per caso no. Solo questa che si apre. Ok, allora niente. Vediamo se succede qualcosa di irreparabile oppure tutto funge. Allora, senza ribaltarsi, magari potrei anche andare dentro in questa maniera, senza far male a nessuno, e vediamo se funziona. Ed ecco che basta far I con avvia scaricamento e finalmente si riesce a, come dire, mettere la paglia all'interno della stalla, perché vedete che la cresce all'interno, non so se si vede, poi andremo a fare un giretto, anzi vado subito a mostrarvelo. Vedete, ecco, e il ballone in realtà è ancora, come dire, siamo a un 50%, quindi metà balla, 2500 litri dei 5000 per, come dire, creare questa lettiera per i vitelli. Quindi ci siamo, la prossima volta forse non occorre nemmeno aprire il cancello, ma basterà spostare il vitello. No, questa era una rima che non serviva, ma nel senso si poteva forse. Ma sì, dai, vabbè, ho fatto bene. Comunque direi che mi fermo qua un attimo perché appunto vediamo il discorso animali in questo punto. Pale 2005 è sufficiente per il momento per 12 capi. Se vado a prendere altri 12 magari dovrò metterne altri 2005, chi lo sa. Intanto vabbè, come al solito screenshottoni, vabbè, il merlo qua impennato magari anche no, non mi piace tanto. E devo dire, comoda questa Emily, perché alla fine avete visto, insomma, tranne un attimo la raccolta del ballone che risulta un po' difficile, ma forse magari sbaglio qualcosa io, non lo so, ma a parte quello poi risulta una cosa pratica e comoda che si può benissimo, come dire, sfruttare ed usufruire. Quindi ci sta come cosa, ragazzi miei. Quindi bene, ufficialmente dopo X episodi, tanti, siamo riusciti a partire con l'allevamento. Adesso vi serve ovviamente acqua come minimo per discorso recinto, e vabbè, e cibo. Poi adesso provvederemo anche a quello, altrimenti insomma non è che stanno benissimo altrimenti. Quindi cerco di fare del mio meglio per approvvigionare tutto ciò. Bene ragazzi, dopo che ho fatto un paio di pensieri eccetera, ai vitellini va dato il latte, credo solo quello, anche se qua in realtà c'è scritto, adesso non mi vorrei sbagliare perché può essere, anche se c'è tutto il discorso cibo. Come si fa a dare al latte se non latte non abbiamo? Siamo partiti dai vitellini, non abbiamo le vacche adulte. C'è il trick del nonno Nixo, perché basta utilizzare la Global Market, cercare latte e far buy. Selezionare, me ne faccio mandare 500 litri, però bisogna selezionare la stalla, ecco qua, perché è dove c'è veramente il serbatoio, il trigger, tutto quanto. Allora ci sarà da pagare, price, vabbè, ok, compriamolo, e abbiamo speso appunto 749 più 143 di latte, e ovviamente un po' tanto, però diciamo che la Global Market, velocemente perché l'avevo spiegata in un video abbonati, vi permette di acquistare e vendere prodotti online se siete in multiplayer, su server eccetera, altrimenti funziona anche offline come avete visto senza nessun problema. Ci sarebbe anche un programmino per far sì tipo di, forse è meglio guidare col volante perché con la tastiera sono scomodo.
e si guida male. Serve un programmino per simulare di essere online, ma io direi di star fermi con certe cose. L'ho riempito col tasto R, come vedete, e tra l'altro 500 litri è già pieno. Non pensavo contenesse così tanto, sinceramente, perché un oggetto del genere, ovviamente fatto per comodità, perché chissà quante volte bisognerà magari, come dire, permettetemi, mi sono un attimo agitato perché ho detto chi è che ha fatto visuale esterna a vedere il nonno Nixo? Vabbè, pensavo che non ci stessero dentro 500 litri in un oggettino del genere, però probabilmente è stato fatto per comodità, per non fare milioni di viaggi, ma noi facciamo un bel viaggetto. E vediamo un attimo qua il discorso. Basta far i scarica, vi mostro subito. Eccolo qua. E come vedete il cibo qua sulle info in basso a destra che vi vengono, vi compaiono, insomma, animali 12, salute ok 0%, cibo 500 litri, paglia 2500, sono quelli che abbiamo fornito noi, quindi insomma, dovremmo esserci. Adesso vorrei capire, sono le quasi le 3, quanto ci mettono a consumare, diciamo, la paglia e il latte, perché insomma potrebbero, come dire, metterci tanto, metterci poco, chi lo sa, ragazzi miei. Quindi noi intanto ci portiamo nuovamente di là, speriamo di non distruggere le ruote di questo carrellino a forza far avanti e indietro nella farm qua sul ghiaino, perché insomma dai e dai, magari le ruote insomma mi diventano dei ruotini, chi lo sa. Insomma, quindi questo per me, ovviamente da PC, questo è chiaro. Vedete che si trasforma così perché probabilmente è un discorso di avvicinamento, trigger e tutto quanto. Ma vabbè, spegniamo intanto, mi hanno salvata tattica. Il trucchetto, quindi, appunto, come avete visto, è usare la Global Market, che la troviamo qua, e acquistare il latte in questa maniera. Ovvio che se partivo subito con le vacche, poi producevano il latte e potevo prendere dei vitelli, però ripeto, da PC è possibile fare tutto ciò e boh, intanto qua rimane fermo, purtroppo non parte. Ah sì, è partito, ragazzi, com'è sta storia? Avrei detto che io mi ricordavo che era bello scassato, com'è sta storia? Probabilmente gli ha fatto bene, facendo sgasate a vedere se regge. Ma ben venga, insomma, ragazzi, potrei anche metterlo sotto a fare qualcosa, però ok, come non detto, avevo sto sentore che non doveva resistere. Niente, lo ripariremo un altro giorno, quindi intanto resta qua, che sapete, in tutto il lotto qua ho preso dentro sia una bella zona, per carità, tanti attrezzi, per carità, anche qualche rogna, perché quello lì è un po' una rogna. Tra l'altro mi sono dotato anche di vangatrice. Non sarebbe male forse qualche campo andare a vangarlo o erpicarlo con l'alpego di Andrea. Insomma, ne ho di mezzi, ne ho di situazioni plausibili da mettere sotto. Tra l'altro qua un altro ballone. Vedendo anche il consumo, ne ho qua tanti, ne ho 18 forse, quindi adesso ne ho 17 e mezzo. Bisognerebbe vedere anche quanto pagano, tipo, vediamo, paglia, sì, vabbè, sia il BGA che il punto vendita, sono 60 euro ogni 1000 litri, mi pare, quindi ogni ballone ce lo pagano 150 euro, non ha senso perché ne portassi anche 10, 1500 euro, sì, il viaggio viene fuori, però direi che insomma, proprio con l'acqua alla gola, eventualmente si fa. Allora, cari miei ragazzi, vitelli intanto ci sono, ho un po' di disordine in farm come al mio solito perché voglio portare avanti dei lavori e quindi butto lì una roba, butto lì quell'altra. Cervi volanti, ma non gli insetti, capita anche nelle migliori mappe, quindi non scandalizziamoci. Rimango un po' qua, come dire, no, rimango qua, niente. Devo fornire anche l'acqua, credo, perché l'acqua sicuramente non credo sia optional. E quindi vi mostro anche un attimo se ci sono offerte. Ho la mod dei veicoli usati,
tante belle cose, bellissimo, però 3% e poi non ho l'etame adesso. Glass nuovo, abbastanza scontato, ma non lo prenderei. Non c'è nulla che mi interessa più di tanto. Questa potrebbe essere utile, però non va sulla mia, perché non posso utilizzare... E quante sono ste file? Saranno 8 file, insomma... Un po' esagerata, credo comunque non spendo 45.000 e lo sconto non è nemmeno tanto esagerato. Mentre... Cari miei ragazzi, no, non c'è nulla, vabbè. Mod possedute, tra l'altro, vediamo sotto animali. Ok, ho il carossiluro lì, diciamo, il semirimorchio. A parte che potrei andare a comprare anche un po' di galline. Qua mi è esploso tutto, attenzione. Boom, stranamente è ripartito, molto bene. Ho questa, ma è mia? Cioè no, uno in possesso. Io non mi ricordavo di avere tutte ste cisterne, adesso devo andare anche a controllare, aspettate un attimo. Eh sì, cari miei ragazzi, ho talmente tante mod, tante cose comprate su a stock, diciamo, in questa storia, diciamo, che mi sono dimenticato che c'era una botte che posso benissimo utilizzare per appunto dar l'acqua a ste povere bestie che sennò mi muoiono. Quindi, cari miei ragazzi, qua non lo avete mai visto, cioè qua, ma lo dovreste conoscere perché è protagonista nella serie Entrentin, anzi passiamo qua dentro, e anche sulla serie Il Bel Paese ve l'ho portato, per il momento rimane privato, vediamo se un giorno o l'altro, perché intanto sta fixando altre cose, sta testando, sta controllando, se un giorno o l'altro il caro Christian lo sbloccherà, diciamo, per un download per tutti. Intanto, come al solito, vi ricordo sempre il discorso, cari miei ragazzi, che in descrizione c'è sempre tutto, quindi sappiate che, insomma, nell'eventualità riuscite benissimo a trovare tutto quanto. Perfetto, andiamo di partire. Anzi, attenzione che merita anche come primo ingresso, anche se questa luce del sole qua mi dà un po' fastidio. Tra l'altro qua un pianale che si muove da solo, ogni volta io me lo trovo sempre, come dire, sempre più lontano. Facciamo una foto, ma non c'è una foto che viene bene qua, ragazzi miei. Il soggetto è bello, ma l'illuminazione è un po' birbante, quindi stavolta dobbiamo farla un attimo così, anche se la vedo dura librarsi in volo per fare una foto. Facciamo finta che ho fatto un salto, va? Andiamo, ragazzuoli, a prendere un po' d'acqua ed andiamo, vi mostro dove c'è un trigger che per fortuna non è tanto distante da casa, così abbiamo anche testato il Landini e fatto girare un po' di olio anche qua. Eventualmente vediamo se tenere tutti questi mezzi, magari come al solito, ripeto, potrei aggiustarli per poi rivenderli, per magari comprare qualcos'altro, chi lo sa, insomma, non... alcuni li ho messi appositamente anche per questa opzione, insomma, non voglio tagliarmi fuori, diciamo, delle opportunità. Qua ci dovrebbe essere un trigger non molto distante, fatemi vedere, non vorrei sbagliarmi. No, eccolo qua, teoricamente c'è. Andiamo un pelo avanti, vediamo se funziona. Sì, sento il riempimento. Qua viene una bella foto, ragazzi.